Due punti nelle ultime 5 partite, il Cammino del Verona che deve tornare alla vittoria contro il Lecco in casa. Remondina torna ad affidarsi al rombo con Tiboni e Scappini davanti, Parolo dietro le punte, Girardi va in panchina. Ed è proprio l'inizio di Parolo che segna la buona partenza dei gialloblu. Siamo praticamente live dal calcio d'inizio, sono passati pochissimi secondi, si sviluppa subito un'azione sulla destra con Garzon che fa viaggiare Parolo che parte dritto per dritto, Parolo che arriva al limite, va a calciare sul tiro che viene ribattuto da Villagatti. Comunque buona la partenza del Verona che al terzo un'altra opportunità, ancora asse destro, Garzon dentro, Parolo di testa, Andreoletti che va a parare. La buona partenza comunque dell'Hellas che però poi comincia a fare un po' fatica. Allora attenzione al Lecco che è squadra molto equilibrata, che si copre molto bene e punge davanti con Corti che mette dentro questo pallone sul quale si avventa Alteri ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Ancora al ventesimo, qui Moracci si fa trovare un po' impreparato su questa discesa dalla sinistra. Verona che prova a scuotersi, allora al ventunesimo Parolo viene messo giù al limite, c'è un calcio di punizione che è un'ottima opportunità per lo specialista dell'Hellas che è Nicola Corrent, il capitano, che indica al direttore di gara che c'è un giocatore che è ampiamente fuori barriera. L'arbitro vuole che si batta la punizione, Corrent vuole il rispetto delle distanze, incredibilmente viene ammonito dal signor Cervellera di Taranto. È chiaro che c'era un giocatore ampiamente oltre il limite della barriera, l'arbitro però ha ammonito Corrent perché non ha battuto il calcio di punizione. Quando batte, Corrent mette alto. Siamo appunto al 22esimo minuto, Verona che fa fatica in questa parte centrale del match, qui prova bella vista per Parolo, il tocco per Tiboni, non si chiude questo comunque buon triangolo tentato dai gialloblu, e ancora Garzon dentro per Tiboni sulla destra, Tiboni lavora un buon pallone, mette in mezzo, occhio a Scappini che viene travolto da Romanelli, questo potrebbe essere calcio di rigore perché Romanelli va dritto per dritto su Scappini. Guardate, intervento anche scomposto quello dell'attaccante del Lecco in fase difensiva, episodio molto dubbio in area di rigore, ma attenzione, il tempo si chiude con Corrent che dà per Moracci, siamo al 44esimo, Moracci va via ad Ambrosio, palla dentro, Scappini no! Scappini no, Scappini no, incredibile opportunità per l'Hellas proprio in chiusura di un primo tempo non giocato benissimo, ma che palla gol, Moracci per Scappini che ci va d'interno col sinistro, non ha un buon impatto col pallone, non trova la porta Matteo Scappini, non trova il gol il Verona, davvero colossale questa opportunità che arriva in chiusura di primo tempo, sarebbe stata la svolta della partita. Buda va a calciare, la ripresa comunque è giocata, interpretata meglio, con più voglia, con più cattiveria, con più grinta da parte dell'Hellas che qui si complica un po' la vita con Rafael, ma il Verona comincia a sfornare occasioni su occasioni, buttala in avanti, dice Remondina al suo portiere. Intanto guardate che succede ancora quando i minuti passati nel secondo tempo sono 12, c'è un'azione sulla sinistra di Corrent, gran lavoro, palla dentro, Garzon solo davanti a Androletti, mette incredibilmente alto questo pallone che era un invito al gol incredibile, sbaglia l'impatto con la palla dal basso verso l'alto, la alza Garzon che forse ha chiuso gli occhi sotto la curva sud. Fatto sta che Verona sciupa un'altra occasione che ha dell'incredibile per passare in vantaggio, qui c'è Tiboni col tacco per Corrent, attenzione Corrent lavora il pallone dentro per Scappini, contatto dubbissimo con Bernini, ne nasce anche una mezza rissa perché Bernini dice si è buttato, poi guardate Bernini e Scappini, qui Bernini fa anche una scena incredibile quando Scappini si gira e cerca di spingerlo via, vengono ammoniti i due, ma l'episodio è molto dubbio, sembra però che Bernini anticipi Scappini quel tanto che basta per che non sia calcio di rigore, perché Bernini arriva prima sulla palla poi travolge Scappini, ma il Verona continua a attaccare. Parolo, la spizzata per Tiboni che va via sulla destra, Tiboni lavora questo pallone, attenzione Corrent dentro, Parolo no, 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 no. Questa era veramente più difficile sbagliarla che metterla in porta, incredibile, nuovo errore sotto porta, qui Parolo, guardate, incredibile davvero, la svolta della partita che non c'è, il Verona che ha un'altra opportunità e deve stare attento dietro perché Mancinelli qui è bravo sulla diagonale, perché Lecco quando può riparte fa sempre paura, e attenzione che si crea ancora al 40esimo, rimessa lunga di Raffa e spizzata di Girardi che è in campo al posto di Tiboni, Scappini prova la conclusione dal limite ma non trova lo specchio della porta Matteo Scappini, il Verona che è ancora nel finale con Garzon al 41esimo, a questa opportunità ma ancora Garzon fa il bis con l'errore precedente, quasi dalla medesima posizione, il medesimo tiro alto, viene espulso Cadegrari nei minuti finali, il Lecco che rimane senza il suo allenatore, andate su dice Remondina per l'ultimo assalto, nel recupero Anaclerio che è entrato in campo
campo nella ripresa, proprio nel finale, al posto di Parolo, viene messo a terra il calcio di punizione, la respinta del portiere, arriva Mancinelli, è l'ultimo tiro verso la porta, finisce alto, 0-0 stregato tra Lellas e Lecco. Il Verona raccoglie un altro pareggio, 3 punti in 6 partite, e a fine gara esplode la contestazione contro Raimondini.